credo che la ricerca possa semplicemente voler dire il arrivare alla consapevolezza che una delle cose più importanti durante la nostra vita sia il semplicemente il volersi bene e provare quel giusto tipo di amore per noi e per gli altri. Ciò che ci permette di conoscere le cose in modo inconfutabile. Cosa molto importante per la vita di ognuno di noi. Un modo per arrivare alla scoperta di soluzioni importanti, soprattutto per la scienza, per la salute. Dell'Istituto Seragnoli di ematologia del Santo Salamo Alpighi e sono anche volontaria AIL, mi occupo di studiare le leucemie acute mieloidi. La leucemia è una malattia che colpisce le cellule del sangue e il mio lavoro è principalmente incentrato sulla ricerca di alterazioni microscopiche del DNA che causano appunto la malattia. Mi occupo di ricerca sui linfomi. Nella fattispecie mi occupo di testare sulle cellule dei farmaci nuovi in modo da cercare delle occasioni in più per guarire dalle malattie ematologiche. Fare ricerca è importante perché vuol dire sviluppo. Fare questo lavoro vuol dire impegnarsi, farlo con passione, dedizione e tantissima volontà. Per me la ricerca scientifica è una speranza per il malato di trovare delle nuove terapie che servano a guarirlo. Per me fare ricerca vuol dire aiutare il malato, aiutarlo in modo concreto, non solo cercando di guarire la malattia, ma anche alleviando quelli che sono possibili effetti collaterali della malattia stessa. Ogni anno Bologna AIL finanzia il lavoro di circa 35 giovani che si dedicano alla ricerca scientifica all'interno dell'Istituto Seragnoli. Per rinnovare questo impegno, Bologna AIL lancia un'iniziativa, un'ora di ricerca. Donare un contributo di 30 euro pari al costo di un'ora di lavoro nella ricerca scientifica significa destinare il 100% del contributo al supporto della ricerca dei tumori del sangue. Ora dopo ora, insieme, vogliamo rendere i tumori del sangue guaribili.